Oggi è con noi Andrea Fazzari, attore e autore teatrale. Ben arrivato Andrea, come stai? Sto bene, bene, grazie. Sono un po' assonnato, un po' rimbambito, però sto bene, sono giorni strani, però bene. Felice di averti qui, Andrea. Leggo che hai un bel curriculum. Allora, Andrea ha frequentato l'Accademia dello Stabile di Torino, la Scuola di Perfezionamento Attoriale di Luca Ronconi e ha collaborato, pensate un po', con Emma Dante. Tra i vari spettacoli che lo vedono protagonista, ricordiamo, solo per citarne alcuni, La Peste di Camus e Gli Innamorati di Goldoni. Per iniziare, Andrea, ti faccio subito una domanda di rito che facciamo a tutti i nostri ospiti. Qual è l'ultima volta che hai fatto una cosa per la prima volta? Non ha niente a che fare col lavoro, nel senso che l'ultima volta che ho fatto una cosa la prima volta è stato l'anno scorso, durante il lockdown, perché non avendo lavoro, non avevo niente da fare, ho deciso per la prima volta di dedicarmi al volontariato. E quindi sotto casa mia c'è un asilo notturno, che si chiama proprio asilo notturno, in cui è possibile prestare servizio. E io non l'avevo mai fatto. Sai, con questa roba che dici, ah, voglio fare volontariato, voglio... fatto mai. Invece questa volta, quest'anno, anzi l'anno scorso, nel 2020, l'ho fatto per la prima volta. Parliamo un po' di te, degli spettacoli che hai fatto. Ho letto che hai lavorato per Ronconi, che è uno dei più grandi registi italiani ormai scomparso. Raccontaci un po' di lui. Ma allora, con Ronconi io ho avuto un'esperienza di 2 mesi e mezzo in questa scuola che tu hai citato. Ed è la cosa che più rimane in mente è la sua precisa intelligenza, nel senso che era un uomo di una cultura sterminata, di un'intelligenza più che acuta, che di cui si serviva per dirigere le sue opere, ma più precisamente per dirigere i suoi attori, nel senso che tutti gli attori, sia per, diciamo, per contratto, erano pagati per essere gestiti da lui, no? E va bene, ma non soltanto per contratto, cioè la cosa andava anche oltre, a livello umano, per cui quest'uomo era in grado di muovere le persone in maniera, nella maniera che lui riteneva più utile all'efficacia, alla resa poi dello spettacolo. Questa roba qua l'ho vista fare anche da altri, però in modi diversi, nel senso che altri magari sono attenti a creare dinamiche umane di un certo tipo. Lui, più che crearle, usava quelle già in atto, studiando con grande attenzione i comportamenti nostri. Insomma, è qualcosa di molto forte, è stato, anche perché come contropartita aveva una, l'ho già detto, cultura sterminata, ma non soltanto la cultura nozionistica, una cultura dell'avere a che fare con gli esseri umani. Poi lì naturalmente una cosa può diventare più o meno etica o no, più o meno utile a cosa, a chi, ma questo è un altro discorso, poi volendo, però certamente fu un'esperienza gigante, anche perché quei 2 mesi e mezzo di scuola con lui, che poi si risolsero in uno spettacolo finale, era il primo anno che nasceva questa accademia che mi fondò, e lui era, io lessi quella roba come un suo testamento, anche se stiamo parlando del 2004, quindi in realtà poi è morto 10 anni dopo, però come testamento suo, perché in realtà lui ci diede delle vere e proprie perle per affrontare un testo e per metterlo in piedi. Una delle quali, che ha a che fare col suo essere gestore, paradossalmente, era questa. Ora, è un pochino volgare, ma questa era fu la sua espressione. Dovete, voi attori, dovete imparare a togliervi un dito dal culo. Vuol dire che lui voleva in realtà essere tradito dagli attori. Cioè, la sua idea era, ok, ti ho visto come sei, ti ho letto, ti ho tradotto, ti metto in scena, ti dico di fare quello che voglio io, vediamo se sei capace di fare qualcosa di meglio. Questo intendeva per tradire, mi spiego come. Ok. Quindi questa era una delle cose più preziose che mi porto da lui. Per Ronconi hai lavorato anche con Emma Dante, un'altra grandissima. Com'è stato incontrarla? È stato molto violento, perché, vabbè, come tutti sanno oramai, lei è una donna che ha un metodo, almeno qui stiamo parlando del 2005 invece, ha un metodo che si nutre di carne umana, mi viene da dire, nel senso che lei lavora con degli attori strepitosi, secondo me, li strema, li porta allo stremo, e questa è un'altra cosa che si impara facendo questo mestiere, cioè che più uno si
estrema, più uno si distrugge fisicamente proprio, e più è libero di lasciare uscire quello che è vero. Poi qui vero è un concetto sempre molto strano, però comunque diciamo che oppone meno resistenza. C'è un limite a questo. A mio modestissimo avviso, Emma Dante lo superava di gran lunga questo limite. Infatti fondamentalmente ci ho fatto un laboratorio di una settimana su selezione in vista di uno spettacolo, cui però non partecipai perché tacitamente ci dicemmo addio. E tu hai scritto anche un'opera, Carillon. Quindi non sei solo attore, ma anche autore teatrale. Ci parli un po' di questo? Sì, allora, Carillon, per correttezza l'ho detto, è un testo nato a quattro mani tra me e Simone Schinocca, che è un regista, oltre che capocomico di una compagnia di Torino che si chiama Tetacà, con cui ho collaborato gli ultimi 5 anni. Questo testo è il primo testo scritto originalmente, diciamo, da me per la maggior parte, ed è stato molto molto fondo il momento della preparazione. Il metodo che abbiamo utilizzato per far nascere questo testo è stato davvero stranissimo per me, perché è consistito in fare delle interviste a 10 persone con 10 percorsi di vita abbastanza estremi e significativi, dal malato terminale a chi aveva cambiato sesso, alla suora di clausura, a uno sceneggiatore di Rai 3, gente con delle vite, diciamo appunto, segnate. Io in solitudine intervistavo queste persone singolarmente, come stai facendo tu adesso con me, e poi portavo in sala prova tutto quello che mi era rimasto dall'intervista, e tutto questo materiale veniva osservato da Simone, che mi lasciava un'ora e mezza di improvvisazione libera, senza testo e senza nessun oggetto scenico, durante la quale, ora e mezza, lui prendeva appunti e quindi aggiungeva materiale animico, mi viene da dire. Fatto sta che, per farla breve, ne è uscito un testo che in realtà poi è la summa, il riassunto, la sintesi di tutto quello che è uscito fuori da questa intervista. E cioè, il tema era il desiderare, il desiderio. Quindi quello che uscì fuori, che fondamentalmente tutte queste persone hanno come desiderio fondamentale, il ritornare a casa. Significare molte cose. La libertà che ci siamo presi noi è di chiamare un ritorno a casa come un ritorno di coscienza a sé, di presenza a sé. Molto bello e anche interessante quello che hai detto. Ora però vorrei chiederti un po' qualche aneddoto divertente della tua esperienza teatrale. Tutti gli attori ce ne hanno uno. Vuoi raccontarci questa esperienza? Quello che mi viene in mente ora è fui chiamato da un regista romano per una sostituzione tipo 3 giorni prima dello spettacolo. Lo spettacolo in questione era Romeo e Giulietta e io avrei dovuto fare il papà di Giulietta. Ma ripeto, io quindi viaggiai da Torino a Roma, arrivai, feci un giorno di prove con il testo appiccicato in testa e poi la sera andammo in scena. Non era un teatro però qualsiasi, non era un teatro all'italiana o comunque non era un teatro al chiuso, eravamo alla periferia sud di Roma. Lo spettacolo era gratis, quindi chiunque era a vedere lo spettacolo, c'erano bambini, nonne, nonni, papà, mamme, cani e campane anche, che suonavano spesso. Durante tutto lo spettacolo suonavano campane, abbaiavano i cani, i bambini volevano i gelati, durante tutto lo spettacolo. C'era un momento in cui eravamo in 3 messi in obliquo, mia figlia nella scena evidentemente, io in mezzo e mia moglie. Era uno scambio velocissimo di botto, tam 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 tam, fu, bianco. Ho avuto un ictus, come si è poi stato chiamato, di memoria, è scomparsa la memoria. E contemporaneamente, in quel momento, a causa di questa pausa che sembrava gasmaniana, che mi è voluta, non lo era, tutti zitti, silenzio totale. Anche le campane non suonavano più, i bambini non volevano più il gelato, lo stavano leccando, silenzio totale, i cani anche, non abbaiavano più. E io ricordo il pensiero preciso di dire non può finire così, cioè non si può. E poi zac, è arrivata l'intuizione, la battuta dopo 30 secondi, che è un tempo infinito. Quindi questo è una roba che fu divertente, non lì per lì, dopo sì. Naturalmente gli spettatori non sapranno mai se era voluta oppure no.
è arrivato il momento del prosecco. Eccolo, grazie. Prima l'ospite. Allora Andrea, cosa brindiamo? Vogliamo brindare alla fresca riapertura dei teatri? Sì, riapriamo, ribrindiamo e che Dio ce la mandi buona. Sì. Immagino sia stata dura per te, come per tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo, quest'anno di restrizioni di chiusura dei teatri. È stata dura come per tutti quanti. Io penso che anche chi ha lavorato in condizioni diverse, no? Una nostra categoria ha risentito molto, anche perché sono state lampanti delle contraddizioni di gestione, quantomeno di questo modo di contrastare il virus, no? Sto pensando semplicemente alle chiese, rispetto che le chiese diciamo piene e invece i teatri no, non c'è nessuna differenza, anzi. Però sì, come ogni crisi ha fruttato quantomeno la coscienza di stare, cioè di stare fermi, no, per forza di cose. E questa cosa qua in realtà è preziosa, può essere preziosa, per me lo è stata. Ora entriamo nel vivo del mestiere dell'attore. Come nasce un personaggio? Meglio, tu come ti approcci al personaggio? Ci sono tanti metodi, tante scuole di pensiero per l'interpretazione di un personaggio. Tu come fai? Allora, parto dal testo, ho imparato così e quindi il primo approccio è quello di fare proprio l'analisi logica del testo, per capire perché una parola sta dopo l'altra, perché una battuta sta dopo l'altra, un perché diciamo inizialmente logico, e questo era un conto. Poi in realtà, grazie al cielo, ho avuto modo di sperimentare e approcciare altri metodi, tutt'altro, di tutt'altra natura. Quindi, diciamo che ultimamente quello che mi capita di fare è di cercare, a partire dal testo e a partire da chi è con me nel lavoro, quindi chi sono i colleghi, di provare a capire anche che cosa succede a loro, cioè perché loro dicono quelle battute in quel modo, ma non per giudicarci, non per dire ah certo ti conosco, è chiaro che dici così, non per quello, per cercare un'accordatura. Tra l'altro accordare ha poco a che fare col cuore, che risuona, ecco questo diciamo, il non sono capace di fare questo esattamente. Il tentativo è questo qua, quindi diciamo che il metodo che vorrei perseguire se continuerò a fare questo mestiere è questo qui, quindi cercare di capire nella logica del testo che ho da avere in bocca e che i miei colleghi avranno in bocca, qual è la risonanza umana che c'è non fra me e i miei colleghi, ma fra me che porto quelle parole e quindi quel personaggio e i miei colleghi che portano quelle parole e quindi quei personaggi. Ecco, diciamo un metodo che si fonda sulla fiducia, non soltanto sul testo, ma anche sul progetto totale. Diciamo. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Progetti teatrali futuri, c'è un abbozzo, una cosa che ho cominciato a scrivere che nasce dall'analisi etimologica di certe parole, perché ho scoperto in piccolissima parte che nell'etimologia di molte parole c'è il mistero universale. Per esempio, mela, in latino si dice malum. Se pensiamo a che cosa la mela ha rappresentato per tutte le culture, almeno occidentali, è abbastanza indicativo. Ci sono anche altri. Ostacolo, viene dal latino obstaculum. Il prefisso ob significa a causa di. Staculum è da stare, quindi è l'ostacolo, è qualcosa che c'è per una qualche causa. Quindi, per esempio, l'anno di stop di Covid è stato un ostacolo per noi, però la parola ostacolo ci racconta anche che tutto questo stop era per una qualche causa. Mi sto spiegando?
cioè era, aveva un senso, aveva un fine, che tutti ci fermassimo un anno, per esempio. Ecco, e ho cominciato a scrivere una roba di questo tipo che rischia di diventare noiosissima, quindi occorre stare molto attenti. Ora ritorniamo un po' al teatro. Dimmi due nomi di attori italiani degni di nota viventi, perché se dici Mastroianni non vale, eh? Allora, Elio Germano e Valerio Mastrandrea. Ora arriviamo al momento finale della nostra intervista, il giochino della torre, chi butti giù. Mi raccomando, devi rispondere di getto, senza pensarci. Tragedia o commedia? Tragedia. Dario Fo, Carmelo Bene? Dario Fo. Carmelo Bene, Ronconi? Carmelo Bene. Pinter Brecht? Brecht. Amatriciana e carbonara? Carbonara. Ora parliamo di donne. Chi butti giù? Attenzione, la donna procace o la donna intellettuale? Butto giù la donna intellettuale. Siamo arrivati alla fine, al momento finale della nostra intervista all'Albero delle Parole. Ma prima di salutarci, il nostro Andrea ci regalerà un monologo. Arrivederci alla prossima puntata all'Albero delle Parole. Ciao a tutti! Ho letto un breve articolo apparso su una rivista in cui una giovane studentessa si reca nell'ufficio del suo professore, si siede sulla sua scrivania, gli passa un biglietto che lui apre, in cui legge: alle ragazzine piace essere sculacciate. Però ho perso l'articolo, ho perso anche la rivista e non riesco più a trovarla, io non riesco a ricordarmi il seguito. No? Non so nemmeno se questa storia sia realmente accaduta o semplicemente inventata. Poteva anche trattarsi di un brano autobiografico, però scritto dal punto di vista di chi? Quello del professore o quello della ragazzina? Io non lo so. E questa assoluta ignoranza che provo è chiaramente la strada che porta diritto alla follia. Perché quello che voglio sapere è semplice. È stata sculacciata, poi? Perché se così fosse, significa che includeva anche se stessa in quella profferta collettiva. E se includeva anche se stessa in quella profferta collettiva, ne ha tratto vantaggio, cioè era o è anche lei una di quelle ragazzine a cui piace essere sculacciate? E se così fosse, è avvenuto? Dove? Nell'ufficio del professore? Sulla scrivania? E il professore? Che tipo di professore era? Che materie insegnava? Ha sottoposto questa affermazione alle ragazzine piace essere sculacciate a un serio esame critico? L'ha trovata un'improbabile generalizzazione? Oppure ha provato in qualche modo a verificarne l'autenticità? Cioè, per esempio, ha detto: va bene ragazzina, sdraiati pancia sotto, faccia voltata e appuriamo insieme se questa tua affermazione ha un fondamento oppure no. Oppure si è semplicemente raccomandato a quella studentessa, nell'interesse della scienza, di avventurarsi sempre con molta cautela nei meandri pericolosi delle affermazioni in genere. Io non lo so! Il guaio è che l'ho persa la rivista. E non riesco più a trovarla! E non so come questa storia o brano autobiografico siano andate a finire. Si sono innamorati? Si sono sposati? Hanno messo al mondo un mucchio di bestioline? Io non lo so! Allora un uomo o una donna, o un uomo e una donna, hanno scritto una storia di una giovane studentessa che si reca nell'ufficio del suo professore, gli siede sulla sua scrivania, gli passa un biglietto che lui apre, in cui legge: alle ragazzine piace essere sculacciate. Ma io ho perso il nome di lui, non conosco il nome di lei, non conosco l'identità dell'autore, no. Una volta si è girato e mi ha guardato e mi ha sorriso, poi si è infilata anche giante nel posteggio dei taxi, ha dato le indicazioni all'autista del taxi, ha aperto la portiera, è entrata, ha chiuso la portiera, mi ha lanciato un ultimo sguardo dal finestrino e poi il taxi è partito e non l'ho mai più rivista.